Uno degli sponsor partner di Fere, Franchising and Retail di Bologna è Google, che dalla Silicon Valley sfata il mito della guerra tra l'acquisto virtuale dell'e-commerce e la vendita tradizionale. Se è vero che oltre il 90% degli utenti ricercano prodotti, servizi e offerte dai loro smartphone e tablet, è vero anche che la finalizzazione dell'acquisto si verifica proprio nei punti vendita. Il digital è molto fondamentale per il franchising e il retail in generale, proprio perché abbiamo visto, e lo vedremo dopo, che c'è una commistione enorme ormai tra il mondo online e offline. Molte delle decisioni di acquisto vengono prese online e poi vengono scaricate sul mondo fisico, diciamo così. Ed è per questo che è importante aiutare i franchise a cogliere questa opportunità per aumentare il traffico e qualificato, tra l'altro, sui punti vendita. Si parla di commerce e anche di e-commerce, ma soprattutto di commerce, perché si vede in tutti i paesi del mondo, inclusi gli Stati Uniti, che sono molto più avanti di noi, che più del 90% delle transazioni è ancora fatta nel mondo fisico, per cui è molto importante in realtà utilizzare il canale online per far atterrare, diciamo così, il processo d'acquisto comunque nel mondo offline. Il concetto dell'online è proprio importante per le reti di vendita, perché sviluppa, può essere fondamentale per sviluppare il traffico in locale, che è esattamente il, diciamo, l'obiettivo che cercano di raggiungere i punti vendita sul territorio, quindi portare più persone, più utenti presso il proprio punto vendita. In questo senso Google e Seat possono lavorare, stanno lavorando per sviluppare appunto questo tipo di obiettivo e quindi portare più persone all'interno del punto vendita locale. Un po' tutti i settori funzionano in maniera forte sotto questo punto di vista. È chiaro che tutto il settore del retail, diciamo, di basso prezzo è più importante e è più, diciamo, più incentivato il consumatore ad utilizzare strumenti di questo genere per arrivare a concludere l'acquisto.